Galeotta fu Castellabate per il vicepresidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden e la moglie Jill. Qui si conobbero e 3 anni fa vi sono ritornati in occasione di un viaggio istituzionale in Italia. Qui lo scorso mese di luglio si sono giurati eterno amore anche il primo fidanzato della duchessa di Cambridge, Kate Middleton, William Marks, ed una presentatrice della TV americana. E non sono gli unici, più di 100 i matrimoni negli ultimi 5 anni, dicono i numeri. Arrivano soprattutto da Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti. Ecco perché Italy Coast to Coast Wedding, evento dedicato al turismo matrimoniale tra la costiera cilentana e la amalfitana, fa tappa anche a Castellabate. Location d'amore con questa iniziativa che noi come amministrazione comunale abbiamo sostenuto e patrociniamo, anche perché Castellabate negli ultimi anni si concretizza sempre più come una delle mete predilette, diciamo, dagli stranieri, appunto per celebrare i matrimoni qui nel nostro territorio comunale. Negli ultimi 5 anni abbiamo, appunto, sono stati celebrati tra religiosi e civili circa 100 matrimoni da parte di stranieri, soprattutto inglesi, norvegesi, irlandesi, anche qualche americano. Quindi un evento di questo genere che oggi vede incrociarsi la domanda di alcune wedding planner straniere che poi rappresentano le più importanti agenzie di eventi matrimoniali, appunto americane, qualcuno della Bielorussia, qualche tedesco, qualche inglese, che si confrontano con la nostra offerta, che è un'offerta importante, perché basti vedere che quello che nel Castello dell'Abate i nostri operatori turistici, i rappresentanti della ristorazione, tutto ciò che orbita intorno al mondo del wedding con i servizi riesce ad offrire. Noi ci auguriamo che questo settore, che tra l'altro è importantissimo per l'economia locale, perché tende oltretutto ad accompagnarci in quel percorso di destagionalizzazione, perché basti pensare che gli stranieri prediligono la bassa stagione, i matrimoni di solito iniziano subito dopo Pasqua per terminare a fine ottobre, quindi mentre nei periodi di altissima stagione non ce ne sono, quindi andiamo verso quel percorso di differenziazione dell'offerta turistica, perché Castellabate in questi ultimi anni è stata meta del cosiddetto turismo cinematografico. Ci auguriamo che al di là di questo anche il turismo matrimoniale tenda a crescere sempre di più, perché è un indotto non indifferente per l'economia turistica del comune.